Buongiorno amici da casa, oggi è ufficialmente il 13, quindi è il compleanno di Jimin. Ieri sera infatti ha fatto una bella diretta, guardate, abbiamo fatto in tempo a fare la foto con il ponte dietro, è stato molto 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 carino. Adesso ci stiamo preparando, ci stiamo truccando, io ho già fatto la mia base, oggi è venuta molto bene, sono molto soddisfatta. È l'una di pomeriggio, non siamo ancora uscite, io stamattina mi sono lavata, piastrata i capelli, spero rimangano decenti almeno fino, non lo so, a quando andrò via. Mi sono svegliata presto, ho editato un video e adesso sto guardando la serie questa qui di Jeffrey Dahmer. Nel mentre ero qui a fare anche un ramen, quindi ho messo l'acqua a bollire. Io ho i miei Bibimian, appunto quelli che vi ho fatto vedere ieri. Ross ha questi qui, poi io prenderò le mie vette. Oggi appunto, essendo il compleanno di Jimin, faremo diciamo gran parte dei giri per il suo compleanno. Ovviamente essendo la città dove è nato, essendo il giorno del suo compleanno, potete immaginare ci saranno un bel po' di eventi, non possiamo andare a tutti purtroppo. Andremo a uno di quelli principali che fanno in un caffè che tra l'altro si chiama proprio Park Café, non so se è una casualità o cosa. Dove hanno messo un mega gonfiabile ispirato ad una delle sue foto da piccolo, quindi andremo a fare un giro e a vedere un po'. Ormai lo sapete, collaboro con Yapda già da tantissimo tempo. Nel corso di questo tempo siete tantissimi che avete acquistato i prodotti e che vi siete trovati più che bene, quindi sono felicissima di parlarvene ogni volta. Vi lascio già subito scritto il codice qui in sovraimpressione, così sapete di andare, scegliere i vostri prodotti, applicare il codice. Tra l'altro il link lo trovate anche qui sotto nell'info box e avrete un super sconto su tutti i prodotti del sito. Vi faccio vedere un po' quelli che sono i miei best seller. Ovviamente parto con il Decal Balm, proprio perché puliamo la pelle a fondo per l'idratazione che andiamo ad aggiungere dopo, perché con il freddo ovviamente la pelle si secca. Poi uso la foam The Double Bubble, eccola qui, con questa vado a pulire bene tutta la parte oleosa che ho appena applicato. Ora che la nostra pelle è bella detersa, vado con la mist idratante. Questa io la porto tranquillamente anche in giro. Uso poi un siero a seconda delle esigenze della mia pelle al momento, scelgo tra i tre nella gamma. In questo caso vado con il The Purify Hero. Ed ora applico la protezione solare ed anche un'azione leggermente correttiva delle discrumie. Vedete che ha questo colore un po' beige. Questo è il risultato sulla pelle, come vedete è super idratata. E ripeto, trovate tutte le info nell'info box se volete acquistare anche voi i prodottini. Cioè, ve ne sto a prendere il nostro amico Uber, giustamente. Ecco, vediamo di arrivare, quanto ci mettiamo? 20 minuti e dovremo arrivare. Noi ce la stiamo prendendo comoda comunque con tutti questi Uber, taxi. Sì, siamo... Sì. Ma lo sai perché? Tu vedi con la macchina 20 minuti, con i mezzi 1 ora e 20, cioè, perdonami. Tra l'altro siamo in vacanza. Cioè, la vacanza della vacanza. Non è più vacanza quella. È quell'abitudine. Oddio, assurdo. Quindi andiamo a vedere questa cosa. Siamo arrivate, vedete il posto, si chiama Parca, fa troppo ridere. Comunque, Jimin Land, ve lo dico. Eccolo qua. Vediamo il foglietto delle attività di oggi. Vediamo un pochino. Dobbiamo salire. Guarda che fanno l'ha fatto. Fanno un cinese, raga, il fanno un cinese. Eccola la mucchetta. C'è un po' di vento però. Ora ci arriviamo poi. Guardate tutto il tetto. Questa è la bakery più grande del Tobisano. Ci credo, nel senso. Guarda qua. C'è un panettone. No! Oh, vuoi che ti prendo la torta qua per domani? Sì! Cioè, è già qui pronta. Oddio, guardate quante cose. Guarda questo. Ma è gigante. Un biscottone. No, troppa roba. Come fai a scegliere? Ovviamente poteva non esserci un drink, ovviamente con il taro, perché è l'unica cosa che rimane viola probabilmente. Ecco il nostro drink del ragazzo, guardate che carina. Tra l'altro la cappa di questo verde non ce l'ho, quindi è molto carina. Questo è il drink, ovviamente viola. Qui ho messo tutte le tortine che ho preso. Guarda che bello. Davvero dolce. Così è bellissimo con la cappa così. Vedi quanto rimane bello viola? Proviamo. No, non è troppo dolce. Secondo me sì. Secondo me no. Dai, sei sporcata. Ma tu sei una cosa assurda, ma te lo giuro. A me non mi ha dato neanche la forchettina. Vuoi prendere da sola? Prenderò la tua. Questa è tipo un... sembra un, neanche un pangocciolo gigante, però. Ma
Ah, ma dentro c'era cioccolata. Rosa ha preso questo con la fragolina, guardate che carino. Più fresco almeno. Noi bullando dolci, scambiando. Buono, buono, forse è più delicato. Guardate le grighe che scarpe si è fatta a fare, mi prego. Ma sono bellissime. Dove l'altra aspetta? Siamo un po' nauseate perché qua fanno veramente le cose troppo dolci, cioè è un continuo, proprio trovare una cosa salata è difficilissimo, oppure non troppo dolce comunque. Cioè lo so che siamo andate a prendere un dolce, quindi dici sarà dolce, ma è proprio troppo dolce. Nausea. Un pochino. Stiamo prendendo un po' d'aria, infatti. Sì, te lo giuro, sto proprio. La cosa più bella che ho mangiato nell'ultima settimana è stata quella fragola sul dolce. Solo la fragola. Fresca, capito? Fresca. Esatto. Ed eccoci anche all'ultima tappa. Il Mega Jimin bambolottone. Ma vi giuro, è bellissimo. Comunque è gigante. E qui c'è anche il posto dove vi danno la bustina a tema. Ma devi comprare il pollo. Non so se lo faremo, perché dopo vorremmo andare a Lotte Mall che sta qui dietro. Quindi magari mangeremo lì. L'avete mai visto il centro commerciale con l'acqua che scende ogni tot minuti? Cioè questa cosa è assurda, sotto c'è la fontana, ovviamente, ma parte da qua. Bellissimo comunque questo centro commerciale. Guardate quasi per l'Apple Tag dei Tiny Tan. Ok, stiamo chiamando l'ascensorino per andare a vedere sulla vista dal centro commerciale. Eccola, ritardataria. Stavo facendo la romantica. La foto. La sognatrice. E one, e two, e three. Che si vede? È qua davanti a te la torre viola. Giustamente. Scusate, ma dove vi porto io? No, vabbè. Guarda che meraviglia. Ma questo è l'orario perfetto. Guarda, veniamo un pelo prima, era perfettissimo. Ma così? Anche questo è viola comunque. Qui non so se si vede qualcosa, ora ci facciamo un giro, ma guardate che meraviglia qua sopra. Oggi siamo andati di una cosa diversa. Cioè questo è sempre il bibimbap, la carne, lo stufato di manzo e lei sempre lì. Gli spicy noodles. Perché è l'unica cosa una che... Una vita, spicy noodles. Quello è la salsa quella di Rafano, un po' piccantina. Ma secondo me non è così tanto spicy. Ma anche secondo me, sincero. Oh, si è appannata. Ripresa serale di oggi, perché sì, ve la meritate, non si può sprecare così. Niente, siamo finite in un altro convenience store. Pioni, siamo qua cercando un gelato, l'amica. Io ho già preso quello che dovevo prendere, ma vi volevo far vedere questo. Vi prego, prima o poi lo devo provare assolutamente. Lo proviamo, dai. Il gelato al pomodoro. Proviamolo. Lo provi? Forse quella da palazzo è comunque la più buona. Sì, è vero. Però voglio provare questi per... Ok, lo proveremo. Ok, ultima clip del video di oggi. Finalmente proviamo questo famoso gelato al toma. Cioè, di cosa può sapere di passata con gelato? Secondo me sarà la cosa più disgustosa. O magari diventa il tuo... Aspetta, ci sono le istruzioni. Strappalo. Staccare la punta. Staccate la punta. E poi è tipo un ghiacciolino. Un ketchup, sa di ketchup secondo me. Sa di ketchup? Mm-hmm. Sei pronta? Vai. Sa di passata di pomodoro. Però c'è chi piace bere il succo di pomodoro. No, berlo, però tipo se sto cucinando e c'è il pomodoro lo prendo a cucchiaio e lo mangio così. Secondo te tu dici che è dolcissimo. Zucchero! È zucchero! Vai via con questo schifo. Meglio che la passata di pomodoro. Veramente sì. E riaccendi. Ok. Fare un prezzo in silenzio non si può perché... No. Quello è l'allarme che ho inserito quando ti avvicini ai prezzi. È così. Ci vediamo finito. Direttamente domani. Ciao raga. Sei pronta? Non spoileriamo cosa facciamo. No, tanto però io non ho più memoria tra qualche minuti. Lei deve comprare. Ecco cosa. Spoiler. Lei deve comprare una nuova schedina SD. Ciao. Ci vediamo domani. Siamo venute in questo posto che si chiama Wealthy Brunch.
e fa appunto tutti questi piatti un po' healthy, un po' stilosetti, diciamo. Infatti, come vedete, i prezzi anche rispetto ai ristoranti proprio coreani è totalmente differente. Io ho preso la burrata cheese salad, Ross ha preso il brunch con vegetariano, diciamo, senza la carne, con l'uovo. Con California Girls di sottofondo. Vi mostro la mia insalata. Molto carina. Sapete quanto tempo che non mangio una mozzarella? Ma chissà come sarà, ma mango? Mango, pomodori, insalata, burrata. Interessante. Rinfrescante. Faccio sapere com'è questa burrata. Se mi amo. Oh, però non sembra male. Siamo arrivate, qua abbiamo già il cartello come sempre ovunque. Vi dico, le vibes mi sembrano un po' un mix tra Rainbow Magic Land e Gardaland. Avete presente queste strutture qua fatte così? Quindi staremo a vedere. Ovviamente vi pareva che non facevano il merch anche qua dentro. Guardate le orecchiette brandizzate. Però sono carine, sono carinissime. Però non è la mia cosa, non è il mio genere. Ovviamente sempre tutto quanto brandizzato. Eccoci qua, io toccavo un po' sano. Qua ci sono dei kit di qualche tipo, credo ci sia tutto il kit. Ora speriamo di riuscire a fare almeno una giostra. Non vi dico tanto, perché poi non credo sia troppo grande come parco. Ah, praticamente a quanto vedo hanno messo degli spot ogni tanto, praticamente. Qui c'è l'albero, è palese Gardaland. È lui. Allora, con queste due che hanno paura di fare tutto, credo mi toccherà soltanto fare questo. Eccoci. E ora andremo qui e avrò la mia clip di me felice sulla giostra. Vedete che sei sul maiale, per favore. Non si vede il maiale? Eccolo. Sogno della vita, eccoci qua. Il viaggio peggiore di tutta la mia vita in taxi, vi giuro. Questo non lo so come facevo a fare il tassista. E frena e accelera, frena. Mamma mia, raga. Un'ora in macchina, perché poi abbiamo beccato l'ora di punta. Noi non ci abbiamo minimamente pensato, che qui è un casino ogni volta. Comunque, siamo tornate allo stadio. Ross sta per vedere lo stadio, dove io mi sembra di essere stata qua tutto il giorno, praticamente. Qua ci sono i boot, quelli degli sponsor. Ho visto prima che in realtà davano lì le blanket, le copertine gratuite, però adesso vedo che non le danno già più, quindi non ho capito a chi l'hanno date. Boh. Lì c'è tutto il mega posterone. Allora, abbiamo percorso tutto il viale con le lucette viola, alla fine l'abbiamo trovato questo pop-up all'aria aperta. Quindi ora vediamo se c'è qualcosa che ci ispira da prendere. Ma no! Eh sì, perché è l'unico con il capello un po' colorino. Poi l'hanno fatto blu così a caso. Così. Va bene. Abbiamo cenato con calma. E adesso è ufficialmente il compleanno della nostra amica! Happy birthday! Sì, abbiamo fatto il piccolo pezzetto sulla spiaggia. Magari vi metto qualche clip perché non avevo la macchinetta. Un minuto al compleanno della ragazza. Guarda i fuochi stanno facendo lì per te. Hai visto? Mezzanotte! È il tuo compleanno. In coreano. Vai. Senichu kamida. Senichu kamida. Ma non mi ricordo come si dice. Rosa Alba sicuro, perché il nome ci deve essere. Senichu kamida. Auguri. Guarda che mi tocca tenere questo. Che carini! La temeraria, la luna! E ora stiamo montando la struttura. Eccoci qua. Per foto barra live. Capisci? Ciao! Ah, ma te lo sei messo il cerchiettino? Sì. Ciao. È abbinato, è un buon cerchietto. Stiamo organizzando. Tu che colore lo vuoi il cerchietto? Penso rosa, dai. Eccoci. Lo so che lo volevi Bora, però Lo abbinerò le ciabattine. Abbiamo anche degli amici. Ecco, esatto. Il cerchietto per gli amici. Eccoci qua. È coraggiello. In mezzo ai due, perché è abbinato comunque alla scritta di Namjoon. Ve lo condividerete voi. C'erano solo tre, gli altri avevano da fare. Gli altri non volevano venire, esatto. A quanto pare, erano tutti impegnati, però vabbè. Va bene. Ve lo dico, chiamateci per organizzare i vostri compleanni. C'è il setup tutto a tema. Tutto a tema, tutto a colore. Dai.
Grazie a tutti per gli auguri. Adesso spegniamo le candeline tutto insieme, ok? Però io ho un problema, non so accendere le candeline. Arrivo.